Azione! Appunto perché appunto la Garofalo mi ha chiesto di pensare a una piccola storia. E infatti all'inizio loro mi chiedevano appunto ti raccontasse una storia in cui il buon gusto venisse fuori. Io finora il buon gusto non l'ho mai raccontato, perché penso sia per me più difficile, anche più banale raccontare il buon gusto, perlomeno non mi diverte raccontare il buon gusto. A parte che il buon gusto è una cosa talmente difficile, è talmente soggettivo il buon gusto, okay? Quindi è più divertente per me raccontare attraverso il cattivo gusto il buon gusto. È la storia di una coppia che si intuisce che vuole appartenere a una, più che un ceto sociale, perché oggi non esistono più dei ceti sociali, però probabilmente vuole, come dire, assurge a uno stile di vita, però ovviamente non avendo gli strumenti, non avendo anche appunto la conoscenza di alcune cose, si trovano a creare un mondo attorno a loro che è un po' sopra le righe e anche di cattivissimo gusto probabilmente. C'è un cattivo gusto di elegante con piccoli sprazzi di buon gusto, quindi ovviamente i personaggi sono molto caricati, ovviamente io non, di solito non faccio un tipo di, racconto un tipo di storia in maniera naturalistica oppure come diciamo in maniera sempre un po' appunto un po' più sopra le righe. Questo è film fantasiale, questo. Oh, che macchina mi avete comprato? Hai visto che bello? Una cosetta è questa. Jaguar Cabrio. Mi piace il suo modo non naturalistico di vedere i personaggi, gli attori. È un regista che permette di osare anche rispetto alla recitazione, di non essere in canoni convenzionali, per cui è non soltanto un piacere così superficiale di piacevolezza dello stare insieme, ma è un piacere profondo come attrice. La caratteristica molto curiosa di Pappi, interessante dal mio punto di vista, è la capacità di avere contemporaneamente una leggerezza di sguardo e appunto contemporaneamente una capacità di sintetizzare un certo orrore del contemporaneo senza nessun moralismo. La barbarie va combattuta anche mostrando la barbarie proprio dei sentimenti, delle relazioni. E credo che questo corto possa essere utile in questo senso, fare una piccola riflessione sul precipizio dentro il quale ci siamo inabissati, che è quello della nostra epoca, della fine di qualunque ipotesi di rispetto. Le persone dovrebbero ascoltare di più e parlare di meno, ma viviamo in una società dove tutti vogliono parlare di tutto. Io innanzitutto questo mestiere lo faccio perché mi piace immaginare delle cose che a me fanno divertire e le metto in scena. Cerco di non avere un atteggiamento né moralistico né critico, o perlomeno è una critica anche dove c'è anche una forma di empatia rispetto a questo mondo che vado a raccontare, perché c'è sempre un'umanità, un divertimento, cioè un sentirsi. Forse alcune cose dipendono anche da una mia appunto esperienza, senza per questo andare a attingere da fatti esterni a me. Però io credo che appunto ci sono due tipi di cinema, cioè due tipi vari, però in particolare uno può raccontare una storia sotto un profilo fortemente sociale, quindi diciamo la prima chiave di lettura è quella sociale. Io magari più quella di costume. Però sotto il costume di solito c'è anche una critica sociale in qualche maniera, diciamo. Ma secondo voi di chi è la colpa di questa crisi? Degli economisti, ovvio. Chi è che avrebbe dovuto provvedere a noi poveri mortali? Gli economisti. Ma io sono un economista. E allora è tutta colpa sua, Presidente. Chi è che avrebbe dovuto prevedere che un barone... Il mio intervento è stato frutto di un incontro molto casuale con Pappi e
ci ha incontrati a Roma, abbiamo parlato ovviamente di cucina e poi dopo lui mi ha parlato di questo progetto ed eccoci qua. Mi ha attirato molto questa cosa, anche perché sono una persona molto curiosa e infatti la mia curiosità è stata ampiamente appagata, non solo, sono stato molto colpito dalla complessità di questo lavoro, dalla complessità di che cosa significa fare cinema, è una parola come dire, così quotidiana ma così affascinante, oggi lo posso dire con una conoscenza in più. È un po' come la cucina, a volte arriva il piatto e non sempre si riesce a leggere la qualità di lavoro che c'è dietro, la ricerca, lo studio e l'attenzione, però si percepisce benissimo la qualità, cioè il risultato finale, nel senso se è un buon film o un buon piatto è un successo, questo è poco ma sicuro. Devo dire è stato divertente, è stato formativo, bellissima esperienza. Attenzione, è spennato sto forno. Questo corto è stato finanziato dalla Garofalo, che oltre a essere secondo me la più buona pasta che c'è in giro, e non lo dico per piaggeria, non mi metterei a fare una piaggeria così miserabile, ma ha fatto un'operazione molto intelligente, perché se i privati potessero sponsorizzare progetti di questo tipo, la cultura, il cinema sarebbe meno legato e avrebbe un'imposizione meno forte rispetto ai canoni televisivi che spesso costringono l'espressione di un artista. Quindi ben venga, trovo che questa operazione sia molto intelligente, molto avanti, e che sia che possa essere esemplare per altri progetti futuri. E mi auguro che questa cosa possa continuare a funzionare, cioè l'idea che comunque un'impresa, una ditta, un'industria possa decidere di dedicare una parte del proprio bilancio fiscale, tra virgolette, a sostenere quello che è un progetto di diffusione culturale, nella ricerca artistica e nel produrre corti o nel produrre anche un film, perché no? Spero che questa cosa di Garofalo non si fermi soltanto appunto a produrre cortometraggi, ma che diventi un vero finanziatore di film.